Allora, subito da Andrea Eusebio perché ha cambiato il risultato. Andrea. Sì, c'è il vantaggio della Sampdoria nell'anticipo della Serie B contro il Padova, gol di Bertani, proprio un ex Novara. Il nostro ospite Medici lo conoscerà sicuramente, è stato uno dei protagonisti della salita in Serie A del Novara. Si conferma un bomber di razza in Serie B, al 42esimo Cristian Bertani porta in vantaggio la Sampdoria contro il Padova. Sono contento, non aveva avuto un inizio. Chi me l'ha fatto fare di vendere Bertani, voglio dire? Cioè, ma guarda, io non conosco la dinamica del, però penso che sia stata una volontà poi del giocatore. Una volta arrivato in Serie A però, scusami Matteo, non capisco Zamparini, compra Gozzale e poi lo dà in prestito, cioè allora scusa, lascialo lì che stava bene. Beh, ma Massimo, se mi permetti, questo è proprio uno dei punti di cui si sta discutendo proprio per lo shopping, perché le società con la storia della rosa ampia si creano anche un alibi perché possono fare questi acquisti che poi alla fine si rivelano poco azzeccati, però con la rosa ampia possono metterli ad allenarsi a parte, perché così Martinez con la Juve, pagato 12 milioni di euro all'inizio, il primo giorno forse di calciomercato di un anno fa, poi si è rivelato purtroppo per Martinez, poi io obiettivamente spero per i tifosi di che si rifaccia presto, e quel di Cesena, Martinez un bidone, chiamiamolo così, ma accettato, addirittura fa il prezioso Martinez, detto un po' volgarmente. Allora, ha ragione Martinez? No, ma non, io penso che Giancarlo, io penso che non abbiano ragione né l'una né l'altra parte, perché se le società sbagliano a fare questi acquisti magari poco mirati e poi si rendono conto che sono delle mosse di mercato poco azzeccate, allo stesso modo i calciatori sono governati a mio avviso un professionista da ipocrisia, perché oggi ho sentito Samuel Eto'o, parlavo di Samuel Eto'o, un esempio di correttezza, parlare del suo trasferimento all'Anci come convinto dal progetto e non dai soldi. Però facciamo l'esempio, francamente è una dichiarazione che si poteva risparmiare. Pensiamo a Martinez, un giocatore che poi però voglio poi voltare pagina, che deve giocare. Sta alla Juve, perché sta alla Juve? Deve stare alla Juve per non giocare, il giocatore deve accettare andare a Cesena e rimettersi in gioco. Perché Matteo, scusami, poi finisco, ricordati che i desideri di tutti negli anni 60-70 li hanno fatti diventare diritti acquisiti, adesso falli ritornare desideri. La differenza è questa: una volta, prima della legge Bosna, il calciatore arrivava fino a 35-36 anni giocando regolarmente, non guadagnava soldi come ne guadagnano adesso, però avevano la continuità. Adesso le squadre dei disoccupati, ne parlavamo prima, annoverano, sono 4 squadre, ci sono giocatori di 22 anni già disoccupati. Allora andiamo da Andrea Eusebio per chiudere la pagina per quanto riguarda questo possibile rinvio con le dichiarazioni del presidente Abete. Sì, perché c'è stata anche questa voce nel corso del pomeriggio che la posizione forte presa dalla Lega di Serie A sia come un messaggio inviato in maniera piuttosto esplicita al presidente Abete, comunque alle istituzioni, per destabilizzarle. A tal proposito Abete dichiara: un attacco a me non penso sia così, e comunque questo obiettivo non è stato dichiarato, e se mai fosse così il prezzo da pagare sarebbe troppo alto. Se ci sono problematiche sui rapporti istituzionali o personali lo si dica chiaramente. Va bene, chiudiamo questa pagina e parliamo di Champions League, lo vedete dal nostro titolo, sorteggio maledetto soprattutto per il Napoli, ma Pietro Mazzara non è andata benissimo nemmeno a Milan, che ha pescato subito i campioni d'Europa. Ma sono in due nel girone. No. Cioè, alla fine della fiera il girone è veramente di fuoco, è arrivato a metà, perché comunque era possibile un girone in maniera teorica, Barcellona, Milan, Manchester City, Borussia Dortmund, in teoria, questa era il girone di fuoco. È andata bene, perché se è vero come è vero che hai preso i fenomeni, hai preso il Barcellona, dall'altra parte hai preso due squadre che obiettivamente hanno un nome a livello internazionale. Non si possono nemmeno pronunciare. Come si chiamano? Bate Borisov e il Vittoria Pilsner. Adesso lo vediamo. Vittoria Pilsner sembra una birra. Era la città della birra. Ma Pietro, spiega perché siete in quei gironi. Perché voi siete di seconda fascia. Tu me lo dici come se. Eccolo qua. E quindi gli è andata bene. Di seconda fascia. Tu non sei stato per 20 anni di seconda fascia. Non guardare il passato. Perché voi eravate in B nel passato. Andiamo adesso. Siete di seconda fascia. E addirittura l'Udinese vi ha fatto uno sgarbo. Perché se avesse vinto l'Udinese, sull'Udinese non parliamo di sgarbo, cioè non parliamo di sgarbo perché è una cosa... Sgarbo nel senso stupido, ma anche perché ieri sera si è creata anche una situazione anche abbastanza complicata intorno alla partita dell'Udinese, perché la UEFA ieri
ha estromesso il Fenerbahce per lo scandalo scommesse in Turchia. Hanno la voce che l'Arsenal hanno detto che originariamente sarebbe andata in Champions League la squadra con il coefficiente più alto impegnata nei playoff, ed in questo caso era l'Arsenal. Successivamente la UEFA, capendo forse l'antifona, ha emanato una nota dicendo alle 21:30 daremo il nome della squadra durante la partita. Quando hanno capito che hanno fatto un autogol, cosa hanno fatto? Subito hanno detto vai il Trabzonspor, che è la seconda che è stata del campionato turco. Così facendo, probabilmente, se non avessero fatto questa cosa, non ti dico il sospetto del biscotto internazionale, però c'erano molte più possibilità che l'Arsenal potesse andare direttamente, perché è ripescata d'ufficio, così, e l'Udinese sarebbe potuto andare. Quindi, certo. Prima di dire Sgarbi, cioè, occhio, perché comunque ieri ci sono stati momenti strani, anche perché l'Arsenal perché nel primo tempo... Ma processo all'intenzione? Io ho detto Sgarbo nel senso... No, io ti spiego le cose come stanno. Ma io te l'ho detto in perfetta buona fede. Al posto dell'Udinese c'era il Barcellona, vinceva 9-0 il Barcellona. Vitello, davvero impossibile pensare che il Milan riesca a vincere questo girone di Champions? No, vabbè, è impossibile nulla, però passa, comunque sì, il Barcellona in questo momento è una squadra veramente insuperabile, la squadra più forte al mondo, ha dei giocatori straordinari, e quindi io penso che il Milan possa fare 12-13 punti, nel senso un pareggio tra andata e ritorno col Barça e doppia vittoria con le altre due squadre nel girone. Se perché ha già fatto i conti. Se mette il Barcellona B in campo, penso di sì. Beh, io credo fare un pareggio. Ma qual è dai, il problema? Il Barcellona venendo a San Siro con l'Inter, vi doveva asfaltare. No, poi infatti Stefano, alla semifinale del 2010, il Barcellona che venne a San Siro, tutti quanti, tralasciando viaggi in pullman, così. Per parlare di quell'anno, mi inchinerei perché l'anno del triplete, no? Io cosa sto dicendo? Mi inchinerei al fatto. No, aspetta, ma io così. No, ma io parlo in italiano che è abbastanza comprensibile. Io ho detto in teoria. Perché abbiamo fatto 0-0 col Barcellona. No, Cri, io ti ho detto in teoria, l'anno in cui voi avete vinto tutto. Dovevano asfaltarci, vero? Loro sono venuti a Milano, tutti quanti hanno detto, ah, arriva il Barcellona e vi asfaltano all'andata nel girone 0-0, in semifinale 3 pere e a casa. Per esempio, in semifinale ti sto dicendo, quando sono tornati a San Siro, 3-1 per voi e 3 pere tutti a casa, e poi senti in finale ti hai vinto quello che avete vinto. Cioè, ma un'altra cosa che non riesco a capire, ecco anche quello. Vai. Sanchez, perché l'Udinese non l'ha tenuto fino a ieri e lo dava via oggi? Perché non sarebbe stato utilizzabile in Champions, non ti faceva la plusvalenza che ti ha fatto. Lo stesso discorso di 3 milioni in meno. Lo stesso discorso di Borriello, che se adesso lo vendono devono vendere. Ci sono le dichiarazioni di Massimiliano Allegri, Stefano, sugli accoppiamenti del girone. Non si nasconde il tecnico milanista, che dichiara: abbiamo sorteggiato la squadra più forte, ma nel nostro gruppo abbiamo altre due squadre alla nostra portata. Perfetto. Credo che il passaggio del turno sia ampiamente alla nostra portata. Queste le parole di Massimiliano Allegri. Infatti, è stato sincero. Bravo, ma infatti, ho visto un diniego sulla tua faccia. Quando ha detto alla nostra portata. No, se cerchi le dichiarazioni di Gasperini, prova a guardare. Se riesco a capire con che modulo giocare, anche noi passeremo il turno. No, ma anche Stefano, con chi giocare, con quali giocatori. Non più tardi di ieri. Sei cattivo. Non più tardi di ieri, Allegri sul Corriere dello Sport diceva: il Milan se la può giocare con tutti tranne che col Barcellona. Certo. Questa gara con il Barcellona, adesso cambiare, senza che voi mi assaliate, è la prova del fuoco per il Milan europeo di Allegri. E questo sorteggio, aggiungo, deve essere anche un'antifona, deve scattare il campanello d'allarme al terzo piano di Via Turati. Ti faccio anche che ossia l'ufficio di Galliani. Una differenza. Attenzione che questo è il girone eliminatorio. Ti faccio un esempio. Quando siamo andati a Barcellona, abbiamo perso 2-0 nel girone eliminatorio con l'Inter, che pensava già di qualificarsi, se non vado errato, con l'altra squadra che non mi ricordo chi era. Era Rubin Kazan. Forse era lo stesso Rubin Kazan. Sì, gol di Balotelli. Esatto, gol di Balotelli in subunizione. L'Inter, alla fine del pranzo, erano praticamente riuniti all'hotel, non mi ricordo più. No, erano riuniti sotto, chi giocava a carte, chi... Presa bene. Ma proprio l'avevano presa sotto gamba, vincevano o perdevano, se ne fregavano niente. Loro avevano già in mente Rubin Kazan. Nella partita, invece, quella che abbiamo perso 1-0, ma siamo andati in finale, io ero nel... Altra concentrazione. In questo hotel, tra parentesi, avendo visto il Nino, Fernando Torres, uscire dall'ascensore, mi è venuto un colpo, ho avvisato mezza Italia, è esploso il calcio mercato in maniera allucinante, forse avevo chiamato te, perché il Nino che mi esce con Branca e Uriali, che sono all'hotel Carlos Primero, Juan Carlos Primero a Barcellona, viene giù il mondo, viene all'Inter, quindi abbiamo passato subito a questo, però tu hai visto a fine del pranzo tutti i giocatori dell'Inter andare
in camera. Concentrazione diversa. E hai una concentrazione completamente diversa. Quindi questa non è la prova del fuoco. La prova del fuoco può essere, se dico, una scemata. Cioè, il Manchester City, che comunque il Manchester United, grande squadra che sia. Negli ottavi. Allora quello lì può essere la prova del fuoco di Allegri. Se ne ribecca 4, purtroppo l'Italia, ma anche l'Inter, non solo il Milan, non sto parlando. Sì, ma stiamo parlando l'Italia in questo momento è nettamente inferiore alle squadre inglesi e alle squadre spagnole. Perché, ripeto, Barcellona e Milan sono le squadre che passeranno il turno. Andiamo da Sara, legge qualche messaggio. Dai, Sara. Abbiamo qua prima di tutto un messaggio per Buscemi. Grazie. Buscemi, il Milan negli ultimi 2 anni era in prima fascia e si è beccato il Real. Lasci perdere l'ironia tipica dell'interista rosicone dei tre derby persi. Luca. Luca anche questo. Allora diciamo che ne abbiamo vinto anche noi, la Coppa Team. Sì. E quando la vince il Milan diventa la Champion. No. Quando la vince l'Inter. Massimo, è il numero 3 che noi piace, capito? Tre derby persi. Ancora. Poi ancora Walter dice: ma le altre due squadre fanno ridere. Manuel risponde: da milanista lo volevo anche se dovessimo arrivare secondi, ma bisogna confrontarsi campioni d'Italia contro campioni di tutto. La sfida interessante sarà a San Siro, vedremo. Rocco: io sono contento, meglio subito. E Lino risponde: infatti meglio nel girone che all'eliminazione diretta, certo. Avremo la possibilità di goderci due belle partite. È andata decisamente male. Almeno il mini abbonamento, Stefano, almeno il mini abbonamento della Champions del Milan è giustificato. Sì, concordo. È andata decisamente male al Napoli, dopo andremo a vedere anche il girone dei partenopei. Meglio decisamente all'Inter, una battuta flash, Antonio Vitiello. Avendo trovato il Barcellona subito in Champions nel girone, oltre ad Aquilani potrebbe arrivare qualcun altro? Flash. Nelle ultime ore qualcosa potrebbe succedere, sì, perché comunque Galliani si è ormai specializzato nei colpi last minute, quindi si parla di Kakà, però io sinceramente non credo molto nella Non escludiamo colpi a Roma. Anche noi. Pubblicità, a tra pochissimo. Non escludiamo Bertani.